Tonali, 300.000 euro persi alle scommesse. Ora cosa succede al Newcastle? La squalifica sarà definitiva oggi e entrerà in vigore da domani, quando il Newcastle sarà in campo a Wolverhampton. Perché lo stop valga anche in Inghilterra, la squalifica dovrà essere estesa a livello internazionale da UEFA e FIFA. Una procedura che può richiedere dei mesi, ma la Federcalcio si è attivata con un lavoro preventivo perché l'estensione sia tempestiva. Se poi non arrivasse in tempo, sarà il Newcastle a decidere se Tonali potrà giocare oppure no. I regolamenti consentirebbero al Newcastle di sospendergli lo stipendio in modo unilaterale, ma il club inglese non sembra avere questo orientamento e probabilmente discuterà con il calciatore un taglio di una percentuale degli emolumenti per questi 10 mesi. Nel frattempo Tonali potrà continuare ad allenarsi. Né Atalanta, né Torino. Novità sul futuro di Ayan al Verona. Richiesto da Atalanta e Torino nello scorso mercato estivo, Isaac Ayan è rimasto all'Hellas Verona, che domani sera gioca sul campo della Juventus. Intanto il 24enne difensore svedese sta trattando il prolungamento del contratto col club veneto da giugno 2026, attuale scadenza, a 2027. Calciomercato Napoli, clamoroso sondaggio per Milik. Secondo quanto riferito da Rai Sport, il Napoli avrebbe sondato il terreno con la Juve per Milik. L'indiscrezione avrebbe del clamoroso per due motivi. Il primo risiede nei rapporti freddi tra le società dopo l'affare Giuntoli e i vecchi dissidi tra l'attaccante polacco e De Laurentiis. Roma, possibile addio a sorpresa per Spinazzola. Leonardo Spinazzola è un futuro ancora tutto da scrivere. L'esterno della Roma ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024, ma potrebbe decidere di lasciare prima, già a gennaio. Sul 30enne terzino mancino ci sono diverse richieste da parte di club arabi. Lazio, fissato il prezzo per l'addio di Immobile a gennaio. Non è tramontata l'idea di un addio di Immobile alla Lazio a gennaio. Ne parla questa mattina il Messaggero, secondo cui nella sessione invernale di mercato se arrivasse an offerta dall'Arabia da almeno 35 milioni la società potrebbe dare l'assenso alla partenza dell'attaccante. Altrettanti poi dovrebbero essere i soldi che i sauditi dovranno mettere sul piatto per l'ingaggio. Fiorentina, Bltran. Molto contento di essere qui. Lucas Beltran si è sbloccato e adesso la sua scelta di vestire la maglia della Fiorentina sembra essere ancora più giusta. La passione della gente e l'affetto con cui mi hanno accolto è incredibile, sono molto contento di essere qui, lo sono tutti i giorni. Le difficoltà sono che i difensori in Italia sono più fisici, più alti e ogni giorno mi alleno per migliorare e curare tutti i dettagli, ha detto l'attaccante argentino a Sky. Il Montpellier licenzia Sacco dopo aver aggredito l'Allenatore. Mamadou Sacco non è più un giocatore del Montpellier. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'ex calciatore del Liverpool sarebbe stato licenziato dopo aver aggredito il proprio allenatore Michel Derzakarian. Una lite sfociata in un vero e proprio scontro fisico che ha visto il centrale difensivo mettere le mani al collo del tecnico. I compagni sono dovuti intervenire per placare gli animi, tuttavia il club francese ha deciso di interrompere il rapporto con 8 mesi d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Inter, ritorno di Correa in caso di mancata qualificazione Champions del Marsiglia. Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci dell'Inter ha rivelato alcuni retroscena di mercato. Guardando nel dettaglio, è infatti possibile scorgere le varie condizioni dei prestiti che coinvolgono la formazione nerazzurra.
Uno di questi è quello che riguarda Joaquín Correa, attualmente al Marsiglia attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Questa condizione scatterebbe però soltanto nel caso in cui i francesi riescano a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Derby di mercato fra Barcellona e Real Madrid per Gabriel Jesus. Il Barcellona e il Real Madrid sono pronti ad affrontare l'ennesimo derby di mercato della loro storia. I club spagnoli avrebbero entrambe messo gli occhi su Gabriel Jesus, che con l' Arsenal ha già realizzato 4 gol e un assist in 11 presenze. Come riportato da AS, il calciatore brasiliano potrebbe cambiare nuovamente squadra e trasferirsi nella penisola iberica. Milan, aumenta LA concorrenza per Uedraogo, spunta LANTRACHT. La concorrenza per arrivare a Hassan Uedraogo è sempre più folta. Secondo quanto rivela Sky Sport de anche l'Eintracht Francoforte, si sarebbe messo in corsa per aggiudicarsi il 17enne centrocampista dello Schalke 04. Su di lui, oltre ai rossoneri, ci sono Lipsia, Bayern Monaco e Liverpool. 777 Partners è pronta a LLACQUISTOD e LLEVERTON. 777 Partners, società già proprietaria del Genoa, sarebbe pronta ad allargare il proprio portafoglio calcistico. Oltre ai rossoblù, la piattaforma di investimento americana sarebbe pronta ad approdare anche in Inghilterra per l'acquisto dell'Everton. Le operazioni di compravendita sono in fase di conclusione e si attende vaglio dei vari organismi di controllo del calcio e del governo di Oltremanica. A pesare sui Toffees è la richiesta da parte della Premier League di una corposa penalizzazione, ben 12 punti da scontare nella stagione in corso. Newcastle. SI valuta MCTOMINAY per il dopo Tonali. La squalifica per il caso scommesse terrà lontano a lungo Sandro Tonali dai campi di calcio. Il Newcastle ha quindi deciso di tutelarsi in merito iniziando a guardarsi intorno e valutando il possibile acquisto di Scott McTominay. Secondo quanto riportato in Inghilterra, il club inglese potrebbe provare a strappare lo scozzese al Manchester United già a gennaio. Juve. Incontro fra Juntoli, Manna e Lagent e Di Chiesa per il rinnovo. Il rapporto fra Federico Chiesa e la Juventus potrebbe proseguire oltre il 30 giugno 2025, quando scadrà il contratto con i bianconeri. La società guidata da Gianluca Ferrero ha intenzione di chiudere presto con il rinnovo al fine di evitare spiacevoli sorprese. Come riportato da Tutto Mercato Web, stamattina è andato in scena un incontro fra il football director dei bianconeri Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente del calciatore Fali Ramadani che, intercettato all'uscita dell'albergo milanese dove si è svolto l'incontro, ha confermato la volontà di proseguire. Il procuratore ha lasciato aperto la porta anche a possibili ulteriori operazioni di mercato già per gennaio. Ajax. Il nuovo allenatore sarà VANTSCHIP. L'ex giocatore del Genoa John Van Schip potrebbe diventare presto l'allenatore dell'Ajax. La squadra olandese, costretto a lottare per la salvezza, ha sollevato dall'incarico Maurice Stegen lasciando spazio per il tecnico ad interim Edwige Maduro. Secondo quanto riportato da The Telegraph, l'ex rossoblù dovrebbe diventare il mister a tutti gli effetti dopo il match contro il Brighton. Juve, senti Tacchinardi, per lo scudetto manca solo De Paul. Alessio Tacchinardi è convinto, la Juventus può lottare per lo scudetto.
L'ex giocatore bianconero ha spiegato le condizioni per puntare al titolo in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, sottolineando come sia necessario compiere uno sforzo sul mercato per raggiungere il traguardo. Prendo spunto dalla vittoria sul Milan, che sono sicuro abbia dato autostima. Primo, Bremer leader come non mai. Secondo, la crescita di Locatelli. Terzo, attacco ricco di alternative. E poi la Juve non gioca le coppe, è un vantaggio non da poco. La ciliegina sulla torta sarebbe l'arrivo di un De Paul in mediana. E allora sì. Inter, rinnovo in vista per Lautaro, sarà il più pagato della Serie A. In seno all'Inter continua a tenere banco il tema rinnovi. Oltre a quelli di Di Marco e Nkitarayan, Marotta è particolarmente interessato a blindare Lautaro Martinez, ormai assoluto leader della truppa di Inzaghi. L'argentino, con il prossimo prolungamento, assicura la Gazzetta dello Sport, arriverà ad essere il più pagato della Serie A. Il contratto dovrebbe allungarsi fino al 2028.